in una sughereta in Sicilia, a Miscele. Stanno costruendo un sistema satellitare spaventoso che uccide l'ambiente e uccide le persone. Il No Muvos è una battaglia che riguarda tutti. Abbiamo qui Gabriele Belli che ce ne parla. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Intanto ringrazio l'Alta Europa con Tsipras per lo spazio concesso. Sono un operaio, compagno attivista No Muvos. Forse conoscete già di cosa sto parlando, ma per chi non lo conoscesse spero qui alcune delucidazioni. Il Muvos è un sistema di telecomunicazioni satellitari che permetterà i passaggi delle informazioni militari a droni, aerei, navi e sommergibili e truppe d'assalto in tempo reale da ogni angolo del mondo. In sostanza un perfetto strumento di guerra. Quello che è successo in Sicilia, a Niscemi, con la costruzione della base NRTF e delle 47enne a bassa e alta frequenza, ed ora anche con le tre parabole Muvos, rappresenta per l'ennesima volta la sospensione della nostra Costituzione, della nostra sovranità popolare e dei nostri diritti. E meriti di autorevoli professori, in particolare il professor D'Amore, maggiore esperto del settore, nell'ultima relazione presentata al TAR, mette in evidenza i rischi per la salute della popolazione, smontando in maniera netta le rassicuranti affermazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ISPRA, dell'ENAV e non per da ultimo dello Stato italiano e della Marina degli Stati Uniti. Il movimento No Muvos da anni si batte contro questo folle progetto bellico. Il territorio su quale è stata eretta questa base è la riserva orientale, la Sughereta, area protetta. L'articolo 11 della nostra Costituzione non recita che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali? Chi ha scelto questo luogo, chi ha dato le autorizzazioni, chi ha stretto questi patti transoceanici e le organizzazioni malavitose hanno avuto il loro tornaconto? Considerato che di stazioni analoghe nel mondo ce ne sono altre tre e queste tre sono situate in contesti territoriali desertici o quasi desertici, perché sono certamente consapevoli dell'inquinamento elettromagnetico e tossicità che producono, la vita di siciliani non conta proprio nulla? Grazie. Grazie.